Buongiorno, vi voglio annunciare soprattutto per coloro che hanno fatto il seminario, l'ultimo seminario, quello sul famoso libro del Medioevo, La nube della non conoscenza, del nostro anonimo medievale, che come ormai è di consuetudine, alla fine di un seminario online, proviamo a rincontrarci in diretta, tutti. Bene, avevo già in mente che una delle sedi della famosa scuola che si sta concretizzando, che era Mantova, l'ho scelta come incontro per tutti quelli che hanno fatto il seminario sulla nube della non conoscenza, per guardarci un attimino negli occhi, conoscerci direttamente tutti, parlarci e fare nuovi progetti, fra i quali sicuramente potremmo anche parlare avviso avviso di questo progetto della scuola, della mia scuola, che ha come centro l'autoconsapevolezza e soprattutto la mia teoria del funzionamento mentale. Ora, io non l'ho detto mai questo, ma il nodo del futuro, la teoria mia, che ha come punto centrale il futuro, non il passato, è il suo nodo fatto di autoconsapevolezza, che non siamo onniscienti, questo nodo diventa difficile superarlo perché il primo tentativo che fa la nostra mente è quello di essere onnisciente e uscire dal guado fra desiderabile e temibile indenni, cioè voglio il desiderabile senza rischiare la cosa opposta. Questo è il nostro primo tentativo, che ci porta automaticamente a scoprire, non volendo, quello che forse fino allora non ci avevamo mai pensato, e che cioè il futuro è incerto e che noi non siamo onniscienti. Ecco perché tutti i nostri guai, lo scatenarsi delle nostre emozioni, stanno lì, non nel passato, ma nel futuro. Bene. Tutta questa mia teoria, io l'ho brevettata, cioè c'è l'ufficio brevetti e questa mia teoria, questa mia modalità è brevettata. Chi farà la mia scuola e gli lascerò un diploma, in qualche modo è autorizzato a usare questo mio modo di pensare, sia per aiutare qualcuno, sia per, e se ha titolo a uccidere, come dico io, per fare psicoterapia alla luce del sole. Ma a me mi interessa molto di più un'altra forma di psicoterapia che già ho cercato di fare tanto tempo fa. Ci sono casi complicati, difficili. Gente, Basaglia ha fatto una splendida battaglia per chiudere i manicomi, ma ributtando le persone nelle famiglie ha creato dei guai grossi. Io penso che questa mia teoria, una volta interiorizzata, può aiutare molti genitori che hanno figli difficili, può aiutare molti genitori che hanno anche figli che non sono difficili, ad aiutarli ad affrontare quello che è il futuro, quello che è il rischio del futuro, a dargli gli strumenti per non temere l'incertezza, e nei casi difficili a educarli, anche perché lo psicoterapeuta vede le persone una volta o due alla settimana. Io lo faccio intensiva la terapia perché penso che ho bisogno di tempo, ho bisogno di cogliere
persone in fallo, cioè mentre fanno una cosa, sul campo gli si fa così piuttosto che colà. E chi meglio di un genitore, chi meglio di un fratello più grande, chi meglio di un educatore che ha, diciamo, costanza di tempo a stare con l'educando, può fare questo tipo di operazione, può usare questo mio metodo per non far temere l'incertezza del futuro, perché questa è la nostra minaccia. E creare le basi almeno del coraggio. E che tutte le volte che il proprio allievo, il proprio amico, la propria compagna si trovano in difficoltà, e scatenano un inferno, non sappiano dire la parola giusta. E non la parola sbagliata, tu soffri di attacco di panico, tu sei ansioso o altro. Quindi la mia teoria, la mia scuola si basa sul concetto di autoconsapevolezza, che non è il concetto di tanti santoni, non santoni, dei livelli di coscienza, che sono. Il livello di coscienza non avete bisogno di impararlo, perché quando toccate qualcosa noi siamo uomini, quindi siamo diversi dagli animali mammiferi, i nostri stretti parenti. Quando noi tocchiamo qualcosa, noi uomini sappiamo di toccare. I nostri animali toccano e non sanno, di toccare. Quindi non ho bisogno di fare un esercizio per sapere dove sono. Lo so già. È la mia parte umana. Il mio animale può toccare, i miei sensi toccano, la mia parte umana sa. Non ho bisogno di perdere tempo. Quello di cui ho bisogno un po' di perdere tempo è di riflettere su quello che mi viene immediatamente quando comincio a tremare. Quando voglio una cosa importante, e stranamente scateno un inferno emotivo, è lì che devo riflettere. È lì che scoprirò che la tesi dell'onniscienza, è un errore enorme. Ci scopriamo, questo è autoconsapevolezza. Questo è conoscere noi stessi. Conoscere noi stessi è scoprire che non siamo onniscienti e che possiamo solo sperare e aggiustare che non abbiamo altre alternative. Che il nodo da sciogliere è questo e che l'errore, che facciamo un errore di eccesso e non per difetto. I punti cardinali di questa teoria sono registrati, quindi chi gli rilascia un diploma ha, come dire, la facoltà, gli do, come dire indirettamente, la possibilità di usare un metodo brevettato, dove ho solo io il diritto di farlo alla fine, e quindi lo condividerò con chi prende, fa questa scuola. Ma comunque ritorniamo, alla sede di Mantova, che può essere una delle sedi di questa scuola. Attenzione a questa storia delle sedi. Sto vedendo che qualcuno è disorientato dal fatto che aspetto di vedere, quelli che si sono iscritti per scegliere la sede. Ne ho in mente 4-5. Sceglierò. È un fatto mio di scegliere poi la sede. Sceglierò quella che è più comoda per tutti quelli che si sono iscritti. Dato che la scuola può cominciare con 10 iscritti, e a me bastano, allora scegliere una sede che è più consona per tutte e 10, forse è meglio attendere, anziché imporre a tutti una scegliere una sede che è più consona per tutte e 10, forse è meglio attendere, anziché imporre
a tutti una sede che forse può essere anche scomoda. Mentre cerco di andare incontro agli iscritti. Non sapendo chi si iscrive, come faccio a scegliere la sede più consona? Qualcuno sicuramente sarà dispiaciuto, perché non si potrà mai accontentare tutti, anche se sono soltanto 10 persone. Il rimedio a questa situazione quale sarà? Che la scuola, che può avere una durata giornaliera anche di 10 ore, o in un fine settimana anche di 15-16 ore, e tutto verrà videoregistrata. Per cui chi non può venire perché in quel momento quella sede è scomoda, allora può usufruire di questa videoregistrazione. E io spero di poter accontentare ugualmente un po' tutti. Mi dispiacerebbe non poter accontentare tutte le persone che mi vogliono seguire e che sono interessate a questa scuola. È una scuola che già funziona. A livello individuale funziona, la posso mettere in piedi. Dalla mattina alla sera posso mettere in piedi questa scuola individuale. È costosissima a livello individuale, costa 2000 euro. C'è sempre un buon soggetto ipnotico che può dimostrare l'esattezza della mia teoria. E a livello individuale 10 incontri costano 2000 euro. 10 incontri possono essere 20 ore di lezione, se non un pochino di più, però costano 2000 euro. Questa scuola qui costa per chiunque si iscrive 800 euro e il monte di ore è molto molto più ampio. Per giunta, il fatto di stare insieme consente un'interiorizzazione ulteriore perché la mia teoria è facile ripeterla, capirla e andare a scuola e prenderci anche 10 a un'interrogazione. La questione, dato che noi, e lo scopriremo durante la scuola, abbiamo già un libretto di guida co di come funziona questa macchina mentale. E purtroppo, se l'abbiamo già usato con un certo successo, un libretto di guida errato, una delle resistenze più grandi ad apprendere un altro libretto di guida è proprio il fatto che ho già usato questo libretto di guida, con successo, e ora che mi trovo invece a passare il guado perché ho dato un gran valore a qualcosa e quindi a quel punto sono fra il desiderabile e il temibile. Il libretto di guida che ho usato, che mi ha portato dei successi, mi accorgo che mi creda dei disastri. Quindi cambiare il libretto di guida per queste persone risulta molto complicato. Ecco perché sia questo incontro a Mantova di adesso, del 6 di giugno, tutta una giornata, una domenica intera, è finalizzato a interiorizzare ciò che abbiamo imparato a livello teorico tramite un seminario in video chat. E la scuola tende effettivamente ancora una volta a interiorizzare sul campo tramite la dimostrazione dell'ipnosi come dimostrazione di come è fatto, di che tipo di libretto di guida ha quest'organo, perché tutto quello che riesco a far fare a un buon soggetto ipnotico è il ricalco perfetto della mia teoria. Se non tengo conto della mia teoria, non posso creare quei fenomeni ipnotici.
Non li creo a caso, non li creo perché ho un potere particolare, ma semplicemente perché conoscendo perfettamente la me questo organo che è comune a tutti noi, la verità di quest'organo. Ci sono tante verità, e che sono tanti punti di vista quando quest'organo lo riferiamo a qualcosa di esterno, ma quando la nostra capacità introspettiva indaga quest'organo, dice come quest'organo funziona, scoprire come funziona quest'organo o è una verità, senza contenuto, perché stiamo indagando sulla struttura di quest'organo, sui programmi di quest'organo, non su quello che pensa e quello che non sul contenuto, ma sul programma, sulla struttura. Allora questa struttura è comune a tutti noi ed è la verità, quella famosa verità assoluta che in un'epoca di verità strambe, cosiddette relative, non suona bene a nessuno. Ma stranamente la nostra esigenza, di assoluto, di qualcosa di assoluto che valga sempre, fa sì che anche la cosiddetta verità relativa, dove ci si mette relativa, viene usata come un punto di vista assoluto. Chi avrà introiettato il mio modo di fare, di pensare, di vedere l'uomo, verrà sicuramente tacciato con un sorriso sotto il baffio, da parte di chi crede alla verità assoluta, verrà interpellato così. Ma che credi? Di avere la verità assoluta? Nessuno ha la verità assoluta. Attenzione. Chi mi dice questo, me lo dice in nome di una verità assoluta, che vale per tutti, mi sta giudicando in base a una verità assoluta che vale per tutti. E quindi la mia verità assoluta che riguarda quest'organo e il suo funzionamento, e dico che questo vale per tutti, è una gastronata pazzesca. Quindi mi rimprovera di una gastronata pazzesca che non può essere, partendo da un'esigenza di assolutezza. Dove quello che mi giudica così pensa che avendoci messo la parola, l'etichetta relativa, lui è salvo. Lui non crede in una verità assoluta. Si comporta esattamente come se avesse una verità assoluta. Mi giudica come se avesse una verità assoluta. Solo che il suo è semplicemente un punto di vista. Il mio è il risultato un'indagine su quest'organo e, volendo o nolente, io non ho potuto fare a meno che dire che il funzionamento di quest'organo senza contenuti è così e vale per tutti. E la nostra esigenza di qualcosa di vero, e di che riscontriamo negli stessi relativisti assoluti, nel modo d'agire, è fondamentale per l'uomo. L'uomo ha bisogno di qualcosa di certo per affrontare la minaccia dell'incertezza del futuro. E l'unica cosa certa che è sia che il futuro è incerto, sia che quest'organo funzioni in un modo e non funzioni in un altro, in modo certo. Allora, il marasma dove ci andiamo a infilare, e dove, quei grandi fotografi che sono gli psichiatri sguazzano in modo perfetto, facendo fotografie, si divertono a fare fotografie dei nostri comportamenti umani che sono tentativi di poter nuotare disperatamente, di rimanere a galla in questo marasma. Di una vita che si muove, che è proprio come l'acqua. Vi insegnerò a camminare sull'acqua, che è una splendida metafora religiosa.
Buongiorno.